Sabato 28 giugno, Venezia Pride 2014. Oltre 5.000 persone si sono date appuntamento per una manifestazione colorata e festosa che dalla stazione di Santa Lucia si è snodata attraverso la città fino a Campo San Polo. Una manifestazione che chiede a gran voce pari diritti per tutti i cittadini, siano essi gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, intersessuali o etero. Sei consigliere comunale del comune di Venezia. Allora, Venezia oggi dimostra che, a dispetto delle ombre che sono cadute sulla nostra città ultimamente, non si riprende dal tema dei diritti. È stata una delle più grandi manifestazioni che si ricordano negli ultimi 20 anni, la più composta, la più ricca di dignità. Questo per dire che il tema dei diritti non è necessariamente elemento di contrapposizione, ma anzi una questione del diritto inclusivo. Una popolazione inclusa a pieno titolo, fatta di gay, lesbiche, transgender, bisessuali ed eterosessuali. Ed è questo il pieno concetto di diritto inclusivo che oggi c'era la maggiore espressione democratica di quello che può essere una popolazione varia ed eterogenea a pieno titolo, uguali tutti tra loro. Abbiamo sentito dal palco dei forti richiami sia al governo della nostra regione sia al governo nazionale. Spiegaci un po' su questi due aspetti, quali sono i due messaggi forti che escono da questa piazza gremitissima e bellissima come quella che abbiamo visto. I due messaggi forti sono che è inaccettabile che la regione del Veneto abbia negato il patrocinio a una parte della popolazione che in modo del tutto democratico ha manifestato chiedendo i propri diritti. Che ha detto che parlerà delle unioni civili a settembre, un pieno riconoscimento dei diritti in termini egualitari, non la tolleranza, non una porzione di diritto, non mezzi diritti, una piena cittadinanza e quindi il matrimonio egualitario, le adozioni, ciò che fa parte pienamente della vita di un eterosessuale deve far parte anche pienamente della vita di un omosessuale, di un gay, di una lesbica, di un transessuale. Non c'è ragione alcuna per cui ci sia anche solo una virgola di diversità in termini di tutela giuridica. Oggi ci riempite veramente di gioia, grazie, grazie per la vostra partecipazione. Allora, Venezia Pride è stata veramente una giornata fantastica, magnifica, colorata, piena di sole ma piena di gioia. Siamo veramente felicissimi come movimento del Trident, movimento LGBT del Trident, di essere qui oggi a Venezia, perché ci tenevamo da molti anni di essere qui nel capoluogo di provincia, di regione, ma anche capitale del Triveneto. Una giornata che porta in piazza le nostre storie di vita, ma anche le nostre rivendicazioni di diritti, che sono diritti per il matrimonio, per libertà di essere noi stessi nel lavoro, nelle scuole, in tutti gli ambiti della società civile. Oggi l'abbiamo ribadito con forza. È veramente un rammarico forte che ancora le istituzioni, specie del Vento, non aprono la porta a queste nostre richieste. Spero che possa venire nei prossimi mesi, noi continueremo questa battaglia. Questa giornata l'ha richiesto in maniera molto forte, in maniera molto chiara, quindi nei prossimi mesi noi continueremo questa battaglia. Grazie Venezia per questo sostegno, grazie a tutti quelli che sono venuti oggi con noi a chiedere queste richieste. Dalla piazza è giunto anche un messaggio al Premier, mi sembra, sulla proposta di legge che è stata avanzata nelle scorse settimane. Riassumici un pelino il grido che è venuto dalla tua bocca oggi da quel palco. Allora, noi non siamo per il matrimonio gay, non siamo per le unioni gay, noi siamo per il matrimonio egualitario, il matrimonio che dà parità di diritti a tutti i cittadini. Noi non vogliamo recinti normativi, non vogliamo entrare in nuovi ghetti, noi vogliamo seguire l'esempio dei paesi civili d'Europa. Sono ben 11 paesi che hanno il matrimonio egualitario. Noi vogliamo uno statuto che non ci revochi una condizione di inferiorità rispetto agli altri cittadini, non vogliamo essere al pari degli altri cittadini come la nostra Costituzione ci riconosce. Mi sembra che la risposta a livello quantitativo e qualitativo della giornata sia stata incredibile. Chi conosce Venezia e le dinamiche delle manifestazioni a Venezia sa che questo è stato un enorme successo.
sbaglio? No, lo è sicuramente, ci riempie veramente il cuore di gioia, ma anche ci dà una grandissima responsabilità, che con grande responsabilità assumiamo e speriamo di essere all'altezza, ma sicuramente porteremo avanti le richieste che questa piazza ci ha fatto. Nei prossimi mesi continueremo questa battaglia nelle città anche a Pescara.